Bentornato sul mio canale. Oggi è venerdì 18 febbraio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Ritorno da un viaggio. Pensando già al prossimo. Appena rientrati da un viaggio di lavoro, pensate già al prossimo che farete domani sera, in apertura del weekend. Di piacere però. Con colleghi e amici non fate che parlare delle vostre esperienze, delle cose belle che avete visto, delle follie che avete fatto in passato, un'epoca che sembra il mesozoico e invece era solo l'altro ieri. A garantirvi mordente, in barba alla quadratura di Marte, i favori di Giove in transito nella vostra sesta casa. Peccato che la bianca signora non sia dello stesso avviso, dalla vostra dodicesima casa vi rema contro, imprigionandovi in una specie di limbo, garantito che non alzerà un dito per aiutarvi a tornare coi piedi per terra, a meno che non vi siate già impegnati per un corso di zazen dove si medita sul senso della vita fissando il vuoto. Un argomento di grande importanza, perché se non ci fosse il vuoto, non si potrebbe ottenere il pieno. E il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. L'amore si affaccia di nuovo nella vostra vita bussando al vostro cuore, siate meno ermetici e più aperti. Cercate il dialogo e offrite il sorriso. Ottime possibilità in amore per i nati di domenica e lunedì. Per gli altri l'amore procede con un buon margine di soddisfazione. Solo i nati di venerdì oggi avranno qualche pena d'amore. La confidenza è come un dolce, meglio non abusarne mai eccedendo. Meglio essere riservati anche a costo di sembrare chiusi. Oggi tutto sembra essere piuttosto fermo, solo i single beneficeranno di una spinta emotiva che potrebbe portare, per alcuni, a nuovi incontri. Qualcuno vi ama in silenzio, non umiliatelo ma cogliete in lui gli aspetti migliori. Sappiate essere una persona che sa ascoltare e sa donare con il cuore. Mostratevi decisi e con le idee chiare, oggi non è il caso di incorrere in esitazioni che potrebbero poi darvi noie e problemi in futuro. Sia in amore che sul lavoro. In amore ci sono alti e bassi, le posizioni predominanti dei pianeti si alternano. Sfruttate di più il vostro fascino. Non mancheranno momenti di tensione nella coppia, tra parenti o amici, dovrete imparare a usare al massimo la vostra diplomazia e a portare pazienza. Avrai modo di fare molteplici conoscenze e trascorrerai un giorno molto intenso. Non dovete trascurare troppo il partner, altrimenti potrebbe non premiarvi più con tante coccole quando ne avete bisogno. Piccole nubi in amore. Non siate testardi proprio oggi, imparate a discernere la condiscendenza e la coscienza. Lavorare con le altre persone non è mai facile, soprattutto se queste hanno modi di fare completamente diversi dai vostri. Costellazione astrale che manifesta qualche variazione dell'umore per voi bilancini sempre così stabili, equilibrati, voi che siete uno dei segni dello zodiaco più capaci di non mostrare molto le vostre emozioni. Fate attenzione, soprattutto nel gruppo familiare di appartenenza, dove quest'oggi si possono creare screzi, magari dal nulla. La vostra capacità di mediazione e di intervento conciliatore può davvero essere chiamata in causa e tornare utile. Cari Bilancia, capisco che siate reduci da una situazione strana. Ci sono state delle persone che tra fine gennaio e inizi di febbraio hanno ricevuto una lettera spiacevole. Magari hanno avuto un blocco momentaneo per quanto riguarda il lavoro. Pioveranno diverse critiche in questa giornata, ma nulla che non possa essere rimosso con un po' di autostima, che vi servirà molto nelle prossime giornate, per superare qualche ostacolo di troppo. Del resto non si può sempre essere al top delle proprie possibilità. Talvolta bisogna anche usare l'astuzia e voi ne avete, solo che la indirizzate verso qualcosa che non vi porta risultati concreti di solito. Luna imbronciata in dodicesima casa, nulla di bello ma neppure di disastroso, perché Giove che le si oppone promette comunque calma, una buona realizzazione sul lavoro e una salute che non fa una grinza. Da sorvegliare le finanze,
che risentono degli svarioni dei mercati azionari. Se avete affidato il vostro capitaletto in mani sbagliate, ora avrete il cardiopalmo. Ma passerà. Amore ed Eros. Un incontro promette meraviglie, ma come dice il proverbio, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Pigliatela alla larga: se sono rose fioriranno, ma se sono ortiche, serviranno al massimo per mettere in tavola un buon risotto. Cari Bilancia, in amore ci sono problemi. Cercate di resistere, confidando che dal prossimo mese le cose andranno molto meglio. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti i vostri progetti, ma ricordate che le relazioni e i contatti sono importanti per andare avanti e fare squadra. Non si vince da soli. I progetti che state covando da molto tempo sembrano essersi messi sulla strada giusta. Ora serve tutta la vostra motivazione e la capacità di trasmettere al partner l'intero percorso. Per voi restare insieme a qualcuno significa completarsi senza cercare di voler modificare l'altro. Se adesso, senza volerlo, la persona che avete accanto cerca di ripetere con voi quest'ultimo comportamento sbagliato, provate a farglielo notare con la cortesia, la gentilezza, il sense of humor che sempre vi caratterizzano e vi consentono abili tattiche di persuasione diplomatica. Chi di voi è single, non si chiuda a possibilità che vengano dall'ambiente degli amici stretti che conoscono a fondo la vostra personalità, i gusti, le idiosincrasie di cui siete affetti. Lavoro e denaro? In genere l'inflazione fa paura e i rincari già visti in bolletta mettono tutti quanti in allarme, tuttavia un aiutino dalle stelle oggi vi arriva, se non un investimento degno di un magnate, almeno una piccola vincita o la convocazione per una parte di eredità dallo zio d'America, mai neppure conosciuto, arrivano i soldi ma senza lacrime. Buona idea un acquisto immobiliare, ma qui ci vuole cautela se qualcuno tenterà di rifilarvi una catapecchia sovrapprezzo, fidatevi esclusivamente della consulenza di un amico. Avete attivo al meglio un sesto senso per capire meglio quando sia ora di agire e mettersi in gioco, quindi sfruttatelo e non abbiate rimorsi se gli altri non vi seguiranno, forse sarà peggio per loro. Con un ispirato team Giove Nettuno adesso nel segno dei Pesci, che esalta il senso del mistero e la possibilità di una vita oltre la vita, il suggerimento del film classico da vedere, o rivedere, è il bellissimo Miriam si sveglia a mezzanotte del 1983. Benessere. Indolenzimento alla zona lombare, probabile se ieri avete portato con nonchalance pesi notevoli. Dal mobiletto nuovo da installare in casa vostra fino ai cestelli dell'acqua minerale. Incubi notturni che vi lasciano l'amaro in bocca, ma una volta realizzato che siete tranquilli a casa vostra, al calduccio nel lettone, tutto passa e si dimentica. Ultimamente vi state trascurando. Se in particolare notate qualche disturbo alla vista, sia pur lieve, non esitate a farvi vedere da un bravo oculista. Il motto è sempre valido: meglio prevenire che curare. Per lei, sensibilità quasi esagerata, di tutto ciò che vi circonda, cose, persone, animali, percepite anche lati più segreti, giustificandone errori e imperfezioni. Peccato che il mondo non sia altrettanto morbido con voi. Per lui, festa del gatto, porta fortuna del vostro segno, buona idea andarsi a rivedere tutti i mici immortalati dai grandi dell'arte, da Karl Kahler a Franz Marc. Colore delle emozioni, beige. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.